Un caro saluto da Diego Fusaro. Entro il 30 giugno potrebbe il MES diventare realtà. Proprio così, il 30 giugno è previsto il passaggio alla Camera del MES e quindi si capirà che cosa ne sarà dell'Italia, se l'Italia infine si piegherà al MES o se invece saprà respingerlo. Ecco, molto ci lascia pensare che alla fine l'Italia si piegherà al MES. Sono ormai anni che se ne parla, finora si è scongiurato il pericolo, lo si è evitato, ma come si diceva, presto o tardi il MES dovrà passare. E non è un caso che possa passare proprio con un governo della destra blu etneoliberale come è quello sempre più squallido di Giorgia Meloni, un governo che era partito brandendo a mo' di spada la parola patria e che di fatto si è rivelato e si sta rivelando ogni giorno di più l'antitesi di ogni patriottismo, un governo di sostanzialmente sostenitori genuflessi delle ragioni dell'Unione Europea, dell'imperialismo statunitense, dei mercati, insomma di tutti e di tutto fuorché della patria, dell'Italia, dell'interesse nazionale, rispetto ai quali il governo di Giorgia Meloni è distante come Marte da Plutone, ecco, e quindi non ci stupiremmo davvero se alla fine il MES venisse ratificato con al governo la destra blu etneoliberale che si riempiva goffamente la bocca delle parole sovranità, patriottismo e che poi, appena ne ha avuto l'occasione, si è rivelata ancora meno patriottica, ancora più genuflessa alle ragioni del globalismo turbocapitalistico, ancora più della sinistra fucsia neoliberale, paradossalmente. E sotto questo riguardo davvero non ci stupiremmo né poco né punto se il MES venisse ratificato proprio con un governo della destra blu etneoliberale in carica. Perché siamo così critici verso il MES? L'abbiamo detto più volte, lasciate che lo ripetiamo ancora una volta. Chi volesse approfondire potrebbe leggere i nostri due libri, Europa e capitalismo e poi il nichilismo dell'Unione Europea. Il MES è in sostanza un dispositivo diabolico in forza del quale il paese che lo sottoscrive perde anche la sovranità politica, la sovranità economica. I paesi dell'Unione Europea l'hanno già persa accettando la moneta unica, che coincide con la desovranizzazione economica dei paesi che l'hanno assunta. Accettare il MES significherebbe perdere anche la sovranità politica, dacché con il MES si ricevono dei fondi di sostegno, dei crediti, che implicano ovviamente una logica debitoria, e quindi un ulteriore indebitamento del paese che utilizza il MES, ma soprattutto i soldi che giungono con il MES debbono essere spesi per fare le riforme volute da Bruxelles e dunque, come si vede, si perde la sovranità politica dacché il paese di fatto viene commissariato poi da Bruxelles. Ecco, che il governo di Giorgia Meloni possa accettare tutto questo è emblematico della sua reale natura.